thank you, Jose, giving me this opportunity. La ringrazio per questa opportunità che mi ha offerto, per l'opportunità appunto di poter trattare temi tanto importanti, quelli che sono stati citati, perché in Giappone, così come in Italia, l'invecchiamento della popolazione sta procedendo a passo sempre più rapido. Ed è nostra responsabilità farci carico quindi di questi temi e condividerli con il resto del mondo, condividere e scambiare le nostre esperienze con il resto del mondo per riuscire ad affrontare questi continui cambiamenti. Il modo in cui gli anziani vengono, lui dice, trattati, quindi considerati, gestiti nella società giapponese è veramente la norma, la normalità nell'ambito della società e questo accade solo nei paesi sviluppati, industrializzati, che hanno una cultura matura, una cultura sensibile, in cui gli anziani possono ricevere il rispetto dovuto dagli altri. L'invecchiamento non comporta problemi solo legati all'aspetto finanziario, economico, ma questa norma, come lui la definisce, sociale, del rispetto verso l'anziano, è più importante, è più profonda, va oltre l'aspetto puramente economico. Tuttavia, se la pressione economica, finanziaria, si fa insostenibile per la società, si rischia che l'anziano appunto venga identificato come poco significativo o comunque diventi la ragione per cui si sprecano, tra virgolette, risorse sociali, risorse economiche. I think it is my opinion that Japanese society will continue to be a society. Io ritengo che anche in futuro la società giapponese continuerà a sposare la causa della solidarietà e identificarsi nella solidarietà, ma visto l'invecchiamento della popolazione, sostenere una causa così importante diventerà sempre più problematico se si vogliono mantenere gli stessi livelli di vita, standard di vita che abbiamo attualmente, che sono particolarmente elevati, quindi sarà una vera e propria sfida.